su Via dei Banchi Vecchi, al civico 145, troviamo una lapide che attestava il confine di Roma ai tempi dell'imperatore Claudio ed indicava il Pomerium. Dal latino post moerium, post dietro, e moerium, cioè murus, muro, quindi dietro al muro. Questo cippo segnava il limite sacro che separava Roma dal resto del mondo, cioè dal territorio esterno che si chiamava Ager. Quando qualcuno veniva da fuori e attraversava questo territorio, i romani dicevano peregre, cioè attraversare, l'Ager, quindi il campo aperto. Ager, agris, infatti agricoltura, no, i campi. Queste due parole si sono contratte in peregrinus, che poi nel tempo è diventato pellegrino. E il caso ha voluto che dopo Via dei Banchi Vecchi iniziasse Via del Pellegrino. Il Pomerium non delineava solo la separazione tra la città e il mondo esterno, ma secondo i sacerdoti si sarebbero tenuti lontani dalla città anche gli spiriti di guerra nemica e i demoni delle malattie e tutto ciò che era dannoso per la città e i cittadini. Questo, oltre ad essere un pezzo importante di storia, è un qualcosa di sacro che custodisce in sé un valore potentissimo, qualcosa che noi oggi non concepiamo.